Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Space Engineering, compagnia dell'astronauta Simulator for Life. Buongiorno e benvenuto. Salve, salve ragazzi, Salve, grazie come sempre per l'invito. vedo che si sta allenando con la gravità bassa, Sì, vero? esatto, un po' di allenamento perché se non ci si atrofizzano i Esatto, muscoli qua sulla esatto. Luna. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al canale. Allora, proseguiamo qui la nostra avventura su Space Engineer. Nel gameplay precedente abbiamo costruito la base, siamo andati avanti con la base, ho dato fondo alle mie idee e ho costruito la trivella per recuperare un po' di pietra. In questo gameplay dovremo occuparci un attimo di finire il tetto e di ricostruire le difese di sta base, perché sennò non vorrei mai che cadesse giù un sassolino, diciamo, e ci rompesse tutto. Purtroppo mi sono accorto adesso che abbiamo l'assemblatore pieno, per cui dovrei fare un contenitore per smaltire le cose. A lei l'arduo compito di costruirlo. Come sempre, ragazzi, però prima di iniziare e continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale, pollicioni su, 2 milioni like, commentate, condividete e inoltre tutto in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e trovate il canale di Simulator for Life, iscrivetevi anche al suo Ma canale. grazie, ma grazie. Mi raccomando, dovrebbe essere... Ah, perché qui non è pronto. Eh sì, no, ancora no. Dai, 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 svelti, 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 svelti. Allora, servono tubi d'acciaio e schermi. Ah, ma me ne basta uno per il momento. Eccolo. Oh, ok. Energy Love. Dovremmo fare l'infermeria prima o poi, eh. Sì, io stavo cercando di uscire dalla finestra. No, vabbè, veramente non ci siamo. Cos'è che non ti piace del posizionare l'infermeria qui? Vediamo un attimo se riesco a fare un lavoretto qua. Ma che stai a fa? Ho trovato danni qui sotto che Ah, ok. non mi aspettavo. Allora, questo è il... Dai, che sennò non vado più avanti. Questo è il generatore di ossigeno. A me serve allora dal generatore di ossigeno, facciamo così, due trasportatori, metto giù i trasportatori, però forse se li collego, componenti e tubo piccolo, mi scusi lei, ma non so, è in pausa pranzo per caso, io Eh sono sì, qua che mi mi do da scusi. fare e lei è qui che cincischia. Sono in pausa pranzo. No, no, no. Componenti. Ecco. Oh. Componenti e... 80 unità di tubi abbiamo fuori. Non ho risolto. Lasciali fuori perché finché riesco a processare con quello che ho Ok. dentro va benissimo così. Allora, Perfetto. secondo me, adesso me la fai posare, secondo me. L'infermeria. Esatto, vedete. Era un problema di blocco, che c'era un blocco danneggiato. Quindi sei riuscito a posarla? Bene. Sì. Ok, mi servono solo i componenti medici, però per fare sti componenti medici a me serve una... Mi servono dei materiali che per il momento non ho. No, dobbiamo... Lo so. Allora, dobbiamo trovarci una navetta per saldare, perché vedo che lei si sta perdendo... Non ho materiali, è per quello che non so che fare. Lo so, lo so. Facciamo così. Senza Ma i le. vetri non li hai finiti? Non sei riuscito a finirli? No, purtroppo no. Non mi basta il vetro. Vabbè, qua dentro c'è materiale. Qua dentro sì, abbiamo qualcosa. Allora, gambe in spalla e andiamo a vendere qualcosa. Proviamo. Ah, come vendere qualcosa? Io ti seguo, eh. Dov'è il... Ah, eccolo là, vai. A proposito, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Che non vi ho fatto vedere poi cosa abbiamo trovato nel gameplay precedente. Eccolo qua, era un satellite che
che... Ah, è vero, questo qua che alla casa. Fine non l'avevo più visto. Vedete? Ma questo sarà da smantellare. Sì, adesso lo smantello, difatti. Allora, in pratica, ragazzi, per chi se l'avesse perso il gameplay precedente, abbiamo trovato una stazione, diciamo. Però non ho ben capito come funziona. Per cui adesso andiamo a vedere, perché avrei bisogno di una nave per la ricerca di materiali. Siccome volevo provare sta roba qua. Ah, però, sei entrato nella zona sicura? Ah, però... ci sono arrivato troppo forte. Ok, allora, atterriamo qui. Allora, noi abbiamo 10.000 rotti, ma quello che ho io, questo, credito spaziale, deposita. Io se vuoi ce l'ho un po', 10.000 ce l'ho. Sì, ma non riesco a capire come faccio a... Abbiamo per caso, guarda dentro, dentro la nave se ci sono componenti del generatore di gravità. Generatore di gravità ne abbiamo 6. Comunicazione radio ne abbiamo 40 e fischia. Quelli propulsore ne abbiamo più di 500. Solo 6 quelli generatori di gravità. Sì, poi questi. Proviamo a vendere sta robaccia qua. Allora, vendi. Ah, ma qua mi dice che... Ah, ok, adesso ho visto. Ah, okay. Minimo c'è un tot di pezzi. No, c'è una quantità massima che puoi vendergli. Ah, ok, massimo vedi? 10 pezzi. Okay. Vedi, me ne rimangono 4. Massimo, ok, allora vendiamo i propulsori. A quanto siamo arrivati? A 349.000. Per una nave da mining ne servono... Ah, ne possiamo richiedere una solo? Ma sembra una... Eccola qua. Ah, se gli vai sopra vedi com'è. Easy to use mining ship. Two medio cargo container, low profile. And the Essex... No, questa. Va a spostare la nave sì. Da lì, che non vorrei che spawnasse lì proprio. Allora, acquista. Appena simulator toglie la nave, dimmi quando ci sei, che ti dirò cosa fai. E ne posso... Cioè io dovresti poter andare. Allora, ne posso prendere una solo comunque, perché è questa, giusto? Sì, propulsione ionica. Acquista. Ok, siamo rimasti senza soldi. Andiamo a vedere dov'è. E dov'è? Oh. Houston, abbiamo un problema. Non è che me l'ha data in pezzi? Dubito. Eccola qua. Eccola qua. Eccola. aspetta che carina. Che rovescia. Eccola qua. Carina. Che bella. È una nave trivella questa qua. Sì, quella che serve a me. Guarda sotto come è fatta. Bella sotto. Guarda dove ha le zampette. Bella. Bella. Che bella. Wow. Salisci sopra. Devo dire che non l'hai pagata neanche tanto. Beh, insomma. Abbiamo speso tutto. Vediamo cos'ha. Ah, non ha energia però. Come mai? E con cosa va questa? Non ha un reattore sta navetta qua. Non ha un reattore. Beh, intanto inizio a tornare indietro, Va bene. Io torno a casa. Ok. A posto, atterrati. Allora, portiamo subito le modifiche a questa nave. Allora, dobbiamo modificare la nave, anche se un po' mi dispiace, però purtroppo non vola. Allora, da bravi ingegneri ci metto mano, e già che ci metto mano... No, questo è troppo. Ah, ok. Appena può, venga qui, dove sono io. No, perché ho scelto questa posizione? C'è l'antenna. Vabbè, l'antenna la andiamo a togliere da qua. A proposito, riesce a... Allora, venga qui. Mica. Da qui... Vede dalla raffineria sul tetto? Sì.
mi serve un collegamento, diciamo, alla raffineria. Per cui viene su con un tubetto. Sì, giro tutto. Anzi, lungo di qui. Viene per di qui. Guardi, mette una curva lì. Sì. E viene qui dritto, qui dritto, dritto qui da me, e viene avanti con tre tubi o due tubi, e dopo okay. ci mette il connettore. Bene. Vorrei mettere i due reattori che ho lì, però è meglio che prima testiamo sta navetta. Oh, adesso sì che va meglio, vedete? Oh là, bellissimi i reattori, i propulsori. Meglio? I bellissimi propulsori ionici. Sì, sì, meglio. Wow. Vado, bene. Vado alla ricerca di... cosa mi serve? Di più bella di domanda. Tutto. Oro. Cosa per fare il vetro sicuramente. No, 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 no. Per fare i componenti medici. Guarda cosa okay. serve per fare i componenti medici. Aspetta che te lo dico, aspetta che te lo dico, aspetta che te lo dico. Allora, serve lingotto di ferro, lingotto di nickel e lingotto di argento. Ah, non l'oro, vabbè. Ferro e nickel mi pare... No, ferro e nickel vabbè. Mi pare che ne hai un ormai po', ma ti l'oro. Manca l'argento. Vabbè, l'argento allora è l'importante. Sì. E poi per fare il vetro mi serve il silicone, giusto? Il silicio? Silicio, silicio, sì. Vabbè. No, ma devo dirti che è carina, Si sta comportando veramente in maniera... ottima, buona, agevole, non male, sì. non male. Vabbè, per il momento quest'oro può bastare, perché a me serve ferro, no, argento abbiamo detto. Fammi capire dove devo uscire da qui, nei container, quei tre container che abbiamo fatto, no? Quattro, sì. Sì, non è che magari sopra quei container sul tetto c'è un blocco di ferro e non una lastra di vetro? Allora, sopra due sì, sopra gli altri due c'è il vetro. Ok, allora dove c'è un blocco, diciamo, normale? Sì. Tira su un tubo. Anche okay. lì. E sul tetto ci metti un conveyor, mi sembra, per chiudere. Ok. Allora, devo dire che sono contento di questo acquisto, eh. Ci credo. Uno ha bisogno ci di una credo, nave. Ci credo. Meno, se no dovevamo perdere tutto il gameplay per costruirla. Costruirla magari e tutto il resto. Comunque è anche fatta in un modo un po' particolare, comunque non è che ha tanta chissà che dentro, pronti all'aggancio, aggancio effettuato, eccellente. Ma sei arrivato qua? Sì. Dalla raffineria? Sì, se questo? Se la raffineria sta andando, vedo che qua ha fatto tutto. Sì, veda un po' se le va bene. Sì, hai iniziato a produrre le batterie, sì. non sì, sì, vedo sì, i sì. cosi. Arriva un bel po' di roba. Qua alla raffineria sì. sta arrivando un bel po' di roba. Che meraviglia. Eppure ho portato qua l'argento, perché non se lo sta pigliando? Ah, ok, sta processando l'oro. A posto. L'infermeria è fatta. Si possono fare dei vetri adesso? No, non ho trovato il silicio per il momento. Ah, ok. Vado a vedere se lo trovo in un attimo. Qua com'è andata? Perfetto. Bello, vero? Ascoltami. Metti su due tubi. Sì. Vieni su con due tubi e mettici su. Anzi. Qua dal conveyor? Sì, metti. O se no, non so se puoi posizionare la torretta lì. La torretta Gatling. Allora. No, non è tanto a posto, perché adesso devo fare questo e questo, ok. Allora, aveva detto lei... Componenti reattore, lingotti di ferro, ghiaia e lingotti di argento. Ne mette in produzione un centinaio. Quanti te ne servono? Un 200, metta quello che riesce. Quello che vende, quello che passa al convento, insomma. Ah,
ok, boh. Io ho provato a metterne in produzione 200 componenti reattore. Boh, che è appena poi, possibile, diciamo, un po' di reattorini. Cosa c'è lì? Perché c'è un mining Carigia 9 km che si sta avvicinando? Ok, ecco il magnesio. Cerchiamo di fare in fretta. Eh sì, più che altro perché se questo qua si sta avvicinando non vorrei mai che... ma abbiamo le due navi, adesso le mettiamo in modalità combattimento. Però sarebbe è mica... tentato di andare a vedere questo... No, no. Divine... Comunque non sta venendo qui, eh. No, le no, non sta venendo lì. Le ultime parole famose. Ok, agganciato. Aspetta che... Ma quello lì rosso comunque non è né una nave né boh, nulla di tutto ciò. Ma scusa un attimo, ma sto tetto è stato chiuso oppure no? No. Cosa ti manca, il vetro? Sì. Ma scusa un attimo. Ma le armi dove sono? Hanno cambiato un po' di cose. Ah, hanno aggiunto... Ah, non l'avevo vista sta storia qua. Salve. Ho visto adesso, solo ora, che hanno aggiunto nella produzione delle sezioni. Ma proviamo a lasciarla così sta torretta. Speriamo che non mi... che non distrugga sta nave qua. Oh, un po' di vetro. Un po' di vetro, sì. Finalmente posso terminare le mie cosine. Allora ragazzi, credo che per il momento ci fermiamo qui noi due, che è già passato un bel po' di tempo. Entri, chiuda le porte adesso. Certo. Fammi vedere. Non mi fai vedere? Molto male. Non pressurizzata, c'è un buchino. Dov'è il buchino? E dov'è? Dove mi dai il buchino? Ah, secondo me sopra la raffineria. Lo so. Immaginavo. Vero? Sicuro è lì. Sì, sicuro è lì. Sto birchino. Sicuro. E come si fa a chiudere lì? Dove devo guardare per vedere? Se il condotto è... Se il condotto si è acceso di verde. No. C'è un buco, non è quello lì, perché immaginavo che non era quello lì. C'è un buco da qualche parte. Dove andiamo a trovare sto buco? Mo? E qui è chiuso tutto. Sì. Ah, guarda, anche le fondamenta sono tutte aspetta, da aspetta, fare. Aspetta. No, non è questo. C'è qualcos'altro che ci sta dando noia, eh. Vabbè. Vabbè, poi vedrò di scoprirlo. Può essere che sia anche la raffineria, che bisogna chiuderla perfettamente. Comunque, va bene, dai, ci penseremo. Vedremo. Sì, guarda che è tutto bucato qua. No, ma non è detto che sia proprio quel punto lì, No. Non è detto. Ma può anche essere, va bene, dai. Per me, così. Può essere. Poi scopriremo l'arcano motivo per cui non si chiude. Allora ragazzi, per il momento noi due ci fermiamo qui. Come sempre ringrazio il simulator per essere stato qui in nostra compagnia. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, dei migliori like, commentate, condividete. E inoltre tutto giù in descrizione, tra tutti i link per seguirmi e supportarmi. Trovate il canale Simulator for Life, iscrivetevi anche sul canale, mi raccomando. Grazie. Bene, noi due ci fermiamo qui. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e grazie e alla prossima. Ciao. Ciao.